Amici miei, benvenuti in questo nuovo video. Oggi studiamo insieme gli accordi di 20 anni dei Maneskin. Oggi ho fatto un tutorial su questo brano, però in quel tutorial spiegavo l'intro, quello arpeggiato, quello di chitarra che sentite all'inizio. Sotto nei commenti di quel video mi avete chiesto di portare un tutorial integrativo in cui facevo vedere gli accordi del brano ed eccoci qui, oggi li vediamo insieme. Per prima cosa vedremo quali sono gli accordi di questo brano, li studieremo uno per uno, ma prima ancora di studiare gli accordi del brano voglio ricordarvi di iscrivervi in questo canale YouTube e di farlo adesso, in questo preciso istante. Il tasto iscriviti sta qui sotto a voi, non ci mettete nulla, attivate anche la campanellina. Così vi arriverà la notifica ogni volta che io pubblico qualcosa. E seguitemi anche su Instagram, perché su Instagram pubblico tantissimi aggiornamenti, spoiler, anteprime. Insomma, se mi seguite su Instagram sarete aggiornati sempre su tutto quello che faccio a livello artistico. Detto ciò, cominciamo subito con gli accordi. Mi minore, medio indice, entrambe al secondo tasto, ma rispettivamente della quarta e quinta corda. La minore, indice al primo tasto della seconda corda, anulare e medio entrambe al secondo tasto ma rispettivamente della terza e quarta corda, sol maggiore, mignolo e anulare entrambe al terzo tasto ma rispettivamente della prima e seconda corda, indice al secondo tasto della quinta corda e medio al terzo tasto della sesta corda, re maggiore, medio al secondo tasto della prima corda, anulare al terzo tasto della seconda corda e indice al secondo tasto della terza corda. Fa major 7, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della terza corda e anulare al terzo tasto della quarta corda. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della quarta corda e anulare al terzo tasto della quinta corda. E infine il do minore, che è quello un po' più difficile come accordo. Allora, barré con l'indice al terzo tasto, medio al quarto tasto della seconda corda, mignolo e anulare entrambe al quinto tasto, ma rispettivamente della terza e quarta corda. Se vi risulta difficile, potete evitare di fare il barré semplicemente suonando il terzo tasto della prima corda con l'indice, però in questo caso dovrete suonare dalla quarta corda in giù. Allora, cominciamo con la strofa. È semplicissima, si alternano soltanto due accordi, mi minore e la minore, tutto qui. Io c'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso, ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti, scegli amore o diamanti, demoni santi. Adesso c'è uno special, molto molto semplice, sono solamente quattro versi. Il primo verso tutto accordo di La minore, secondo verso tutto accordo di Re maggiore, terzo verso tutto accordo di Fa major 7, ultimo verso Re maggiore, Do maggiore, Do minore e poi inizia il ritornello che dopo vi farò vedere. Pensare pronto per lottare oppure andare via e darai la colpa agli altri, la colpa sarà tua, correrai diretto al sole. E adesso c'è il ritornello. Allora, il ritornello ha tre giri di accordi diversi. Il primo giro di accordi è sol maggiore, re maggiore, mi minore, do maggiore, do minore. Il secondo giro è mi minore, re maggiore, do maggiore, do minore. E l'ultimo giro è mi minore, re maggiore, do maggiore. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero. Andare un essere sempre vero e prometti domani a tutti parlerai di me, e anche se ho solo 20 anni dovrò correre. Ok,
questo tutorial è terminato. Se ti è piaciuto lasciate tantissimi like qui sotto e scrivete qui sotto nei commenti se ci sono altri tutorial che volete che io porti. Ragazzi, io leggo tutti i vostri commenti, quindi commentate, mi raccomando, scrivete tutti i tutorial e io li terrò in considerazione per i prossimi video. Detto ciò ragazzi, io come sempre vi ringrazio infinitamente per la visione, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date ogni giorno. Io vi aspetto in un prossimo video e raga, benz!